Buongiorno amici di YouTube, come state? È tantissimo che non registro un video, lo so, ve l'avevo promesso che sarei tornata attiva qui su YouTube, ma purtroppo non sono riuscita perché dopo essermi ammalata, quindi sono stata male come vi dicevo per 2 settimane, poi è arrivato il Natale, poi è arrivato Capodanno, poi è arrivato inizio gennaio e sono venute anche delle mie amiche dal Veneto, quindi ho un po' ritardato il tutto, mi sono un po' tolta dai social, tra virgolette, per godermi insomma del tempo al di fuori dei social e quindi non ho appunto avuto tempo materiale per registrare i video. Tra l'altro da quest'anno non so nemmeno se continuerò con i 2 video alla settimana qui su YouTube, perché con questo nuovo lavoro che mi sono messa a fare ovviamente mi porta via tanto tempo e i video di YouTube me ne portano via altrettanto e io sono una persona sola, quindi devo capire se riesco a gestire le 2 cose insieme oppure se magari registrare soltanto un video alla settimana qui su YouTube così da dimezzare il lavoro, ma ci penserò. Ho deciso di tornare qui a gennaio, innanzitutto augurandovi buon anno, buone feste, spero che siate stati bene. E su Instagram vi ho già augurato buon anno, se non mi seguite vi lascio qui il mio nickname, andatemi pure a seguire che lì vi aggiorno in maniera molto più rapida. Ho deciso di iniziare i video YouTube di quest'anno mostrandovi finalmente il mio abito da sposa. Me l'avete chiesto in tantissimi, anche su Instagram, ma Sara ce lo fai vedere, ce lo fai vedere. Mi sono sposata a luglio del 2022, è passato un sacco di tempo. Dopo 3 mesi dal matrimonio mi hanno dato l'abito, però poi appunto tra una cosa e l'altra non l'ho nemmeno ancora indossato, ma in questo video ho deciso anche di indossarlo e adesso ve lo faccio vedere. Prima ve lo spiego un pochino e poi ve lo indosso, così ve lo faccio vedere indossato. Ed ecco qui il mio abito da sposa. Ora ve lo faccio vedere bene bene nel dettaglio. L'abito è un abito che non trovate più in commercio perché è della collezione del 2021 di Nicole Romance ed è bellissimo. L'abito inizialmente nasceva senza spalline e anche senza questi fiocchi che ho fatto aggiungere io, quindi nasceva proprio con questo praticamente corpino che doveva stare su da solo. Il colore, come potete vedere, non è bianco ma è un color rosa cipria molto delicato con questo tulle sopra che è liscio senza brillantini, mentre nello strato più interno, uno dei tanti strati, abbiamo credo sia sempre tulle, tutto brillantinato con dei brillantini argento. E qui sotto abbiamo poi tutti gli strati di tessuto rosa, come potete ben vedere. Questo abito è un abito anche molto particolare perché ha lo spacco, eccolo qua. Lo spacco era centrale, quindi proprio centrale all'abito, e aveva una coda che non era eccessivamente lunga. Adesso è praticamente attaccata dietro, poi ve la faccio vedere. E che dire, mi piace da impazzire, ovviamente è bellissimo. Il corpino poi è tutto impreziosito da queste bellissime perline e vi faccio vedere poi anche la parte sul retro. Ed ecco qui il retro del vestito che è drappeggiato con questo pizzo meraviglioso. Tra l'altro non mi ero accorta che c'erano dei brillantini anche qui. Le coppe sono imbottite, super imbottite direi, ed è super semplice anche nel suo retro. Come vedete c'è la coda che ora non è stata stesa bene, però è molto corta proprio perché non volevo una coda eccessiva. È bellissimo ragazze, cioè io lo indosserei altre 1000 volte. Ed ecco qui ragazze il mio vestito, spero che lo possiate vedere, adesso mi scende un pochino perché ovviamente queste, non lo so, strisce con i brillantini, non so come si chiamano, spalline. Le spalline si sono un po' allentate quindi tengo un po' così perché sennò cade tutto. E non ho messo i fiocchi, non l'ho nemmeno chiuso dietro perché da sola non ci riesco, ma comunque è bellissimo indossato. Come vedete qui c'è lo spacco centrale che non è per nulla volgare, ma con il caldo che faceva a luglio
mi permetteva di lasciare un attimo respiro, e poi avevo messo questa tiara, che è una tiara di Bijou Brigitte, e mi ero fatto fare un'acconciatura bassa in questo modo perché secondo me riprendeva l'eleganza dell'abito. Scusate la lavatrice di sottofondo. Lui nasceva per essere portato senza le spalline, come vi dicevo, ma purtroppo io, non avendo molto seno, rischiava poi di scendere il vestito, e quindi la spallina in questo modo mi garantiva che il vestito potesse rimanere ben fisso. E quindi niente ragazze, questo è il mio abito. La coda la potete vedere, non è molto lunga, è corta, ma penso che più lunga di così non l'avrei mai presa, perché è già abbastanza ingombrante per i miei gusti. E niente, mi piace ancora tantissimo. Ad oggi una cosa che mi piacerebbe fare di questo vestito, questa intanto me la tengo, mi piacerebbe tantissimo portarlo da una sarta e tentare di riutilizzarlo in qualche modo. Come vedete, comunque lui di base ha sì tanta stoffa, ma nemmeno troppa. Quindi idealmente volevo far sì che la, non so come, la sarta magari lo rendesse proprio molto meno voluminoso, quindi togliesse della stoffa, degli strati, non lo so, tagliare la coda completamente e lasciarlo lungo con lo spacco, in modo tale da poterlo riutilizzare eventualmente per, non so, un servizio fotografico, se voglio di fare altre foto con Fabio, per magari, non lo so, un'ipotetica cerimonia in cui ovviamente che magari non sia un matrimonio, non lo so, può essere qualcos'altro, anche un matrimonio, però ecco, bisognerebbe stare un attimo attenti a ovviamente non andare ad intralciare con la sposa. E quindi non lo so, mi piace tantissimo l'idea di renderlo un abito che può essere riutilizzato anche semplicemente per fare altre foto, ripeto, con Fabio. Noi amiamo fare questi servizi fotografici e secondo me è davvero una buona idea, anziché tenerlo in un armadio così e non metterlo proprio mai più. E nulla, quindi tra l'altro da qui forse si vede un po' il retro del vestito, un pochino. E niente ragazze, quindi questo è il mio vestito, mi sto guardando sopra, fatemi sapere cosa ne pensate. E è stato il settimo oppure l'ottavo vestito che ho provato e sono veramente felicissima di averlo scelto, perché mi sta benissimo e sono proprio contenta. Vi saluto da qui, vi mando un bacione e noi ci vediamo presto con altri video qui sul mio canale YouTube. Ciao.